È la giornata di Albertosi, a 39 anni scende in campo per la sua 500esima partita in Serie A e non perde tempo per guadagnarsi un applauso, toccando in angolo al 13° questo tiro di Quadri. Partita abbastanza piacevole tra due squadre che non si chiudono, non moltissimi però gli affondi veri e propri e quindi anche le emozioni. Al 15° scambio Novellino-Baresi-Novellino che tira fuori. 27° Trevisanello appoggia a Moro e Albertosi para con sicurezza il tiro da fuori area. Poi due minuti dopo il gol del Milan che rimane l'unico della partita, cross da destra di De Vecchi, incertezza della difesa bianconera ed ecco la traiettoria curva del tiro di Maldera che manda all'incrocio dei pali dalla parte opposta. Ancora Maldera ha una ottima occasione in apertura del secondo tempo ma Pulici respinge di piede. Al sesto il portiere dell'Ascoli si ripete su un bel tiro di Antonelli. Quattro minuti dopo azione confusa in area del Milan e un rasoterra di Moro che però esce vicino al palo destro di Albertosi. Al 32° dopo l'uscita di Betta per un incidente cross di Buriani da destra per Capello entrato al posto di Betta ma il colpo di testa sfiora il palo. C'è ancora il Milan in avanti con un tiro di Buriani parato da Pulici al 37°. L'Ascoli subisce l'iniziativa dei rossoneri, la sua azione più pericolosa in questo scorcio di partita, capita come vediamo alla 40°, ma non brilla certo di grande incisività. È una buona occasione offerta ad Albertosi per chiudere bene la sua 500esima partita in atto.